Buongiorno a tutti, che sofferenza, che sofferenza! Mi sembrava troppo bello. Scusate, Inter-Empoli 3-2, magliettina nerazzurra, pensavo si capisse, però è meglio dirlo. Inter-Empoli 3-2, partiamo subito con la formazione. Quando io ho visto la formazione ho detto va bene fare turnover, ma qua si esagera. Ci ha messo tutte le riserve. D'Ambrosio riserva, Ranocchia riserva. Di Marco e di riserva. Dumfries se la gioca con Darmian, giocavano tutti e due, uno da una parte, uno dall'altra, ok. Poi Vidal, Vecino, Gagliardini, tre riserve. In attacco l'unico Martinez, Correa riserva. Poi centrocampo, non ce ne ho in tre non fanno Brozovic. Vidal c'ha i piedi che c'ha. Vecino c'ha i piedi che c'ha, Gagliardini lasciamo perdere. Ho detto, boh, poi pronti via, si fa male subito Correa perché giustamente Romagnoli se lo monta, sembrava un elefante, avete presente l'elefante quando si deve montare l'elefantessa? Ecco, uguale. Voi immaginatevi uno bello pesante che vi entra sulla schiena, vi sta sulla schiena per 30-40 secondi mentre siete giù a 90. È logico che quello si è rotto qualche costola e adesso starà fuori un po'. Spero di no, però quando ho visto questo che gli l'ha montato, sembrava tu cavallo, vai, vai! Cioè, appeso morto col povero Correa che era piegato a 90 con uno che a corpo morto ti si monta addosso con tutto il peso. E gli ha spaccato mezzo le gambe, ha ceduto logicamente. E la schiena non lo so come sta. L'arbitro niente, neanche giallo. Tra l'altro poi Romagnoli è stato ammonito anche nel secondo tempo, poteva andare fuori dalle balle, ma vabbè, qua non c'è, no, non è errore tecnico. Fanno ridere. Comunque passiamo in vantaggio. Poi, meno male che aveva messo il terzo portiere perché se c'era il primo manco segnavamo. Signori, questo Furlan qua su Lautaro ha fatto una doppia prova. Allora, prima ha fatto la prodezza su Dumfries che si è buttato come si buttano i portieri, si buttavano i portieri di una volta. Mani larghe a scivolare sul giocatore che calcia. Infatti gliel'ha respinta. Perché si era intrufolato il buon Dumfries, è riuscito a calciare anche bene da lui. L'ha chiuso proprio come si chiudeva una volta, alla Peruzzi per intenderci, che usciva sempre, o alla Ghezzi, alla Kamikaze. Perché adesso escono così, no? Fanno il ballo di Zorba. Una volta ci si buttava letteralmente dove c'era la palla, faccia avanti, braccia avanti e cerco di. Adesso escono. Poi dopo Lautaro tiro, la respinge, la ritira al volo di un'altra volta, gliela ripresa un'altra volta. 4, 5, 6 parate, una più bella dell'altra. Poi sentivo l'Empoli ha dominato. No, ripartiva bene il contropiede e ci metteva molto molto in difficoltà. Questo sicuramente, soprattutto nella mezz'ora dopo i primi 10 minuti del primo tempo in cui abbiamo avuto ancora qualche occasione, loro poi hanno trovato il gol, c'è stata. Cioè, non lo so come, dove doveva mettersele le braccia, mancava solo che se le infilava nelle mutande. Come cazzo si fa a fischiare un rigore del genere? Meno male che c'è la VAR, perché sennò era una roba scandalosa. Cioè, l'hanno fatto rivedere, a parte che c'è la deviazione di un giocatore davanti a lui, che è da considerare, perché non è un tiro diretto. È un tiro deviato da un giocatore e tu sei lì vicino, sei lì con le braccia come un pinguino. Quindi, poi giustamente Cutrone con noi deve sempre segnare, anzi non è neanche gol suo, è sfiga di Radu, che poverino di parate non ne ha fatte. Cioè l'Empoli ha dominato, l'Empoli ha dominato, gol di Bairami, tiro alzato così da Radu, per il resto gli ho visto fare un'uscita di testa, due uscite a pugno aperto sui calci d'angolo, perché almeno lui esce, non fa come quell'altro che sta piantato sulla linea di porta e neanche se gli tiri le bombe a mano si sposta. Poi
Per il resto, altre parate di grado importanti non ne ha viste. Dall'altra parte c'è Furlan che ha fatto almeno sei interventi, uno più bello dell'altro, tra cui quello su Sanchez, tiro che andava sull'altro palo, gliel'ha deviato il difensore, lui è riuscito, sta tuffando dall'altra parte, a rituffarsi e con la manona a deviarla di nuovo. Ottimo, bel portiere c'hanno, e questo è il terzo portiere, figurati i primi due. E sti cazzi. Poi meno male la Ranocchia si inventa il tiro alla Djorkaeff e riusciamo a pareggiarla. E poi volevo fare un plauso a Sensi che quando l'ho visto entrare al posto di Lautaro ho detto boh, mi fa entrare un giocatore che ha già le valigie in mano che domani se ne va alla Sampdoria in prestito. E credo che sia giusto, perché tenerlo in panchina lui ha bisogno di giocare, di dimostrare di essere integro. Lo diamo in prestito secco, il che vuol dire che tra 4 mesi lui torna. Se dimostra che può essere integro, Sensi è un giocatore che nel centrocampo dell'Inter ci sta a pisello, perché tecnicamente è tanta roba. Il problema è che si rompe ogni 2x3. Se lui in questi 4 mesi nella Samp riesce a trovare spazi, a giocare e a fare bene, noi abbiamo un valore aggiunto per l'anno prossimo che è tanta roba. Perché, signori miei, quando lo vedi giocare che sta bene, Sensi ti fa godere come un riccio. A chi ama il calcio, naturalmente. Godimento di calcio, c'è cioè il godimento per altre cose, si gode per tante cose. Se vedi giocare uno bene a calcio, poi l'altra cosa, 3.000 passaggi. Se meno male che Suarez è ancora vivo, ma se vedeva questa partita oggi, si rivoltava 250 volte nella tomba. Allora, c'hai la palla, c'è il giocatore libero dall'altra parte, cosa fai? Tic, 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 tic. 3.000 passaggi fino a dargli la palla, che poi dopo ne ha lì due che non può fare niente. Dobbiamo essere più rapidi, più lanci, dei bei lanci da aprire il gioco, perché se no se fai tac 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 tac, la difesa si chiude, noi facciamo fatica. In più giochi coi puffi. Sanchez tanta roba oggi. Oggi veramente Sanchez era tarantolato e meno male. Martinez si è depresso. Perché è normale, tiri te la prende, ritiri te la prende, provi ad andare via, c'è sempre il difensore che ti respinge il tiro, eccetera. Alla fine si è depresso e ha fatto una partita pessima, anche lui, perché deve darsi una disciulata anche lui. Ha fatto 5 gol di fila, adesso si è addormentato. L'ho detto, Lautaro è il nuovo Spillo Altobelli, c'è le sue pause. Spero che non faccia come Altobelli che andava in pausa da gennaio a marzo, poi a marzo andava avanti a doppiette, doppiette, triplette, eccetera, arrivava a 15-16 gol e arrivava sempre secondo nella classifica cannonieri perché la vinceva Platini. Comunque, ragazzoli, partita dura, ma alla fine l'abbiamo sfangata, come si suol dire. Complimenti a Sensi per la professionalità, nonostante avesse le valigie pronte, è entrato in campo, ha fatto il suo, si è dato da fare, ha trovato il gol della vittoria, quindi tanta roba. Però qualcuno ha scritto Ranocchia, meno male che ha segnato perché ha fatto una partita pessima. Ragazzi, Ranocchia, cioè mettere una difesa d'Ambrosio, Ranocchia, Di Marco è come la difesa che avevamo d'Ambrosio, Ranocchia, Juan Jesus. È uguale. Stessa cosa, scarsa. Ha fatto una partita buona, quella con quella famosa Inter-Juve 3-0 che abbiamo ribaltato in Coppa Italia, in cui sono riusciti a chiudere bene per tutta la partita i giocatori della Juve e portarli ai calci di rigore, che poi abbiamo perso perché il buon Palacio prese la traversa riga fuori e ciao, e abbiamo perso. Però. Perché se tu metti Ranocchia con Skriniar e Bastoni, lui ti fa il vice,
Il vice De Vrij piuttosto bene, certo non lo puoi mettere con Liverpool, abbiamo bisogno che ci siano tutti e tre perché se no prendiamo un'imbarcata che metà basta, già la rischi lo stesso, però se ci sono loro tre magari limiti i danni e magari in casa un 1-0 lo riesci a portare a casa e poi dopo andiamo a giocarcela a Liverpool. Comunque, con fatica riusciamo a battere l'Empoli. Bairami è tanta roba, d'altronde ce l'ho al Fantacalcio e tutti ridevano quando l'ho preso. C'ho Bairami e Busio. Busio va avanti a 6-6 e mezzo. Non lo sto usando perché c'è un centrocampo Barella, Bairami, no, Barella, Bairami, Filipe Anderson, il buon Barak, e poi c'è Busio, Cristante, eccetera, eccetera, però tendenzialmente gioco con loro quattro, poi guardo in base. Un po' Busi, un po' Bairami, però gli altri sono abbastanza. Però Bairami è entrato, gol, gol, perché come al solito chiuderlo bene. Metto la gambina, ma entra deciso, ti poni davanti in scivolata senza andargli addosso, ma ti poni davanti, entri in scivolata davanti a lui, in modo da non prendergli le gambe e provi a respingerlo, no, col gambino, giustamente. Comunque, dai, andiamo di votame. Rado gli do 6 perché sui gol che colpe ha? Ha avuto la sfiga che la palla gli rimbalza sulla traversa. Lui il braccino l'ha alzato, traversa, lo colpisce prima sulla schiena, poi sul piede, è andata dentro. Non ha avuto il riflesso pronto di aprire le gambe e farla. D'Ambrosio anche oggi sotto porta, non ci siamo, 5 al 6. Ranocchia 6 più per il gol. Di Marco 6 ha fatto una buona partita, niente di che, però dai, non voglio essere cattivo. Dumfries oggi ha arato quando andava avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro tutta la partita, mi è piaciuto, 6 e mezzo. Darmian 6 perché il suo l'ha fatto. Vediamo al centrocampo. Allora, Gagliardini 10 per l'impegno, 4 per 2 perché ogni volta che ha la palla. Perché il Gagliardini si propone, si fa vedere. Il problema è che quando gli danno la palla, poi non sa cosa fare. Prova ad andare in avanti, gliela portano via. Prova a passarla 3 volte su 5, la sbaglia. In area gli arriva, c'è stata l'occasione che l'unica paperata, si può dire, di Furlan su un cross l'ha lasciata rimbalzare, c'era lì Gagliardini, no? C'è lì Gagliardini, qua ci sono i suoi piedini, la palla è qua, lui cosa fa? Tac, la tocca indietro, di tacco, la tocca, anziché dargli un colpettino e buttarla dentro che sei nell'area piccola, bastava toccarla, andava dentro, no, sei incerospicato. L'ha fatta passare tra le due gambe e poi è tornata indietro. O è rimasta lì tra le sue gambe e il portiere, tac, gliel'ha brancata. Ve l'ho detto, Gagliardini deve stare fuori dalle due aree di rigore, sia la nostra che quella avversaria. Quando ha la palla, la passa 3 metri al compagno vicino e poi deve fare il rompiballe, il recupera palloni. Lì è bravissimo. Infatti, quando gli hanno messo su Milinkovic-Savic, ha fatto una buona partita. Ma se deve impostare lui, fare lui, eccetera, è un aiuto, aiuto, arriva al lupo. Vesino oggi non mi è dispiaciuto, cioè, Regola cercava comunque ogni tanto qualche strappo, eccetera, il problema è che ogni tanto esagerava. Quando hai la palla, hai fatto i tuoi 20 metri palla al piede, non insistere, guarda chi c'è libero, passala. No, ha insistito e gliela portava sempre via. Vidal lasciamo perdere perché ogni volta che interviene fa fallo. Quando ha la palla non inventa nulla, fa il compitino e spesso e volentieri cadeva male, si faceva male, eccetera, eccetera, eccetera. Attacco Correa senza voto perché me l'hanno spaccato dopo 3 minuti, anzi 2. E Martinez oggi 5 e mezzo perché dopo le due parate che gli ha fatto ancora il portiere sei sbufalito, sei innervosito e non ne ha azzeccata quasi più una. È iniziato bene. Poi Sensi,
sei e mezzo solo per il gol, e qualcosina ha fatto, però il gol è libidine. E il Buon Sanchez 7 perché, signori miei, oggi è stato il migliore in campo, nulla da dire. Era il Sanchez che avrei voluto vedere anche con l'Atalanta, ma l'ho visto solo quando ha fatto il primo tiro, poi è sparito anche lui. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, speriamo che il buon Correa non abbia nulla di grave, sia magari una questione di 10 giorni, così non risponde alla chiamata della nazionale, sta a Milano, che è meglio, così poi è pronto per il derby. Perché se no, se partono tutti, già abbiamo 3 attaccanti su 4, anzi 4 su 4, via per le nazionali. Zeko in Bosnia e gli altri 3 in Sud America. C'è il derby appena tornano, ci sarà da ridere. Io mi auguro di poter giocare il derby con tutti con almeno 2 attaccanti buoni. Non dico tutti, ma almeno due. Perché se no ci toccherà giocare con Perisic e un ragazzino della primavera in attacco, non lo so, perché Satriano è andato, quindi vedremo. Detto questo, con gran sofferenza si va agli ottavi, ai quarti, scusate, e domani vediamo se Roma-Lecce finisce 2-3 come successe tanti tanti anni fa e buttarono via uno scudetto, o se la Roma 4 pappine e Lecce a casa. Presumo 4 pappine Lecce a casa, però vedendo quello che è successo al Milan, quello che è successo a noi, quello che è successo a varie squadre, l'unica che ha vinto bene è la Juve, perché la Juve è il suo torneo libidine. Molti dicono sarà l'Atalanta ad andare in finale contro quelle dalla parte di qua, che ormai sono già scontate le partite. Perché c'è teoricamente Lazio-Milan e teoricamente Inter-Roma. Teoricamente dipende Roma-Lecce quanto finisce domani. La vincente di Roma-Lecce gioca con l'Inter, poi c'è Lazio-Inter, mi sembra Juventus-Sassuolo e Atalanta-Fiorentina, sì. Juventus-Sassuolo-Atalanta-Fiorentina. Quindi sulla carta Juventus-Atalanta e poi vediamo se esce un derby o se esce una sfida Milan-Roma o Inter-Lazio. Vedremo. O Inter-Milan. Detto questo, ragazzoli, ripeto, con gran sofferenza l'hai portata a casa, ma quando ho visto la formazione lo davo abbastanza per scontato. Ci vediamo alla prossima. Ciao!